vista tecnico, come sarà, com'è questo progetto di legge? Innanzitutto è un progetto di legge che è stato approvato in giunta, quindi adesso farà l'iter in commissione per poi arrivare in consiglio regionale, quindi con le diverse audizioni ascolteremo tutti, quindi senza nessuna frenesia o polemica già diciamo in anticipo, quindi è un percorso di legge molto importante, c'è stato un gruppo di lavoro a cui va il mio ringraziamento personale da parte anche del Presidente Marsiglio che ha lavorato, abbiamo messo insieme quindi l'ANCI, abbiamo messo insieme le province, abbiamo messo insieme diciamo vari dipartimenti della nostra regione e siamo arrivati quindi a definire un po' quello che è stato anche il dettato a livello nazionale, perché noi abbiamo dovuto mettere insieme trovare quel giusto equilibrio da quelle che sono le esigenze, no, del Green Deal e quindi degli obiettivi energetici da raggiungere entro il 2030 con la tutela del nostro ambiente, delle nostre risorse naturali, delle aree agricole. Definiamo quindi quelle che sono le aree idonee, le aree ordinarie, che si differenziano esclusivamente per una questione diciamo di velocità, quindi nell'arrivare quindi poi all'approvazione di eventuali progetti e impianti da energia da fonti rinnovabili, e le aree non idonee e le aree dove poi sono escluse diciamo gli investimenti, quindi impianti di tipo fotovoltaico. Diciamo, questa è la norma, siamo stati molto attenti, siamo ancora nella fase di ascolto, vogliamo ascoltare diciamo, anche diciamo, le varie realtà sui nostri territori, però noi come Regione Abruzzo ecco, ci dimostriamo ancora una volta che soprattutto dal punto di vista energetico siamo una delle regioni all'avanguardia da questo punto di vista.